Darei direttamente quindi la parola al Presidente per avere proprio la testimonianza della Commissione Industria su quello che significa per il Paese la sostenibilità, delle fonti di generazione elettrica. Grazie. Mi fa piacere di poter introdurre l'incontro di oggi che ha per oggetto la sostenibilità delle politiche energetiche e il ruolo che a questo scopo possono avere i processi di informazione e formazione del pubblico e degli operatori, di cui il progetto Eurocar è un buon esempio. Credo che formazione e informazione siano due come dire, terreni di intervento quanto mai attuali. Di solito vengono questi due concetti considerati un'aggiunta, un di più. A cui si fa ricorso quando le cose vanno bene, quando ci sono dei soldi da spendere. E sono le prime fonti di spesa che vengono chiuse quando arriva la crisi. In realtà le scelte di politica energetica e ambientale dell'Unione Europea e di conseguenza degli Stati membri e quindi dell'Italia stanno ponendo tutti noi davanti a delle sfide sulle quali anche solo 5 anni fa l'approccio era molto più spensierato. Abbiamo, come Unione Europea, alzato l'asticella della tutela dell'ambiente, del contrasto alle emissioni, segnatamente alle emissioni di CO2, passando dal 20-20-20 a molto di più. In questo contesto, l'Europa e l'Italia hanno accolto, l'Europa si è data, l'Italia ha accolto l'obiettivo di coprire il 27% dei consumi energetici attraverso fonti rinnovabili. Consumi energetici sono quelli una distinzione che in questa sala è ovviamente di pubblico dominio, ma fuori di qui spesso si fa confusione e si porta la gente a considerare un'equivalenza fra consumi elettrici e consumi energetici. Evidentemente non è la stessa cosa. Ma questo chiarimento non è irrilevante ai fini delle scelte di policy che i governi europei e italiani devono fare. Dal punto di vista, negli anni passati, l'Italia ha pensato di raggiungere l'obiettivo, al quale ormai siamo prossimissimi, la riduzione del 20% delle emissioni anno di riferimento 90 entro 2020, manovrando soprattutto sulla produzione di energia elettrica. Abbiamo fatto poco e niente sul fronte dei trasporti e basti pensare che il produttore nazionale di mezzi di trasporto, il gruppo Fiat, è l'unico fra le grandi case europee e internazionali a non avere progetti né per la trazione elettrica, né per la trazione all'idrogeno, né per la trazione ibrida, ma semplicemente un qualche rimescolamento ancora della trazione a gas, che tutte le altre case automobilistiche si stanno impegnando in una corsa contro il tempo su tutti i possibili motori a tecnologia diversa, ma tutte energy saving e ecocompatibili, nella convinzione che il primo che arriva ha una soluzione, avrà un vantaggio industriale competitivo straordinario e,
sia per risolvere il problema dei paesi emergenti, dove la motorizzazione di massa è allo stato nascente. In India circolano 14 automobili ogni 1000 abitanti, in Italia 600, in Europa mediamente 400. In Cina siamo a un'ottantina circa, parecchio di più dell'India, ma lontanissimi da noi. Se l'India e la Cina avessero lo stesso parco circolante, non dell'Italia, che noi siamo maniaci, abbiamo un parco vecchio, nuovo, qualsiasi, buttiamo via mai niente, quindi ne abbiamo tante di più degli altri, ma la media europea in questi due paesi dovrebbe circolare 1 milione di vetture mal contate. Cioè, voi capite che è una cosa che non ci può stare, ma non ci può stare, ma nello stesso tempo il diritto alla mobilità è un diritto che va di pari passo con il progresso di ogni società, di ogni economia, ed è anche un fattore di competitività di ogni paese, quindi non è che possiamo dire voi non lo fate. Però nello stesso tempo voi capite che chi sfonda sul piano dei mezzi di trasporto ha davanti a sé una prateria sterminata. Chi dice che l'industria dell'auto è un'industria per certi aspetti matura, anche non fosse altro che in Europa e in Occidente, dice un'inesattezza, perché potremmo essere alla vigilia di un salto tecnologico che comporta la revisione e il rifacimento dell'intero parco circolante. Quindi, ecco, però, ecco, l'ambiente può offrire queste soluzioni che fanno bene. I veri green jobs sono questi qui. L'Italia invece che cosa ha fatto? L'Italia ha messo delle risorse enormi sulla produzione elettrica da fonti rinnovabili a tecnologie, diciamo così, ancora allo stato nascente. Bisogna riportarci indietro quando abbiamo cominciato. Senza nemmeno costruire, come invece avevano fatto i tedeschi, che si erano mossi molto prima di noi, una filiera industriale nel proprio paese. Non che la filiera industriale sia sufficiente a compensare l'onere dei sussidi per i consumatori, ma quantomeno, come dire, un po' fa. Noi questo non l'abbiamo fatto. La filiera industriale sottostante alla produzione da fonti rinnovabili italiana è una filiera sostanzialmente modesta e centrata più sulle attività a minor valore aggiunto di tipo edilizio, diciamo così, collegate a questo, che non alla produzione di apparati tecnologici adatti allo scopo. Mi capita di dirlo di frequente, quindi mi scuserò con chi mi ha già sentito, ma ci fossero dei nuovi. La massa di sussidi che sono stati deliberati per sostenere la produzione di energie rinnovabili è oltre due volte il valore attualizzato di tutti i fondi di dotazione mai dati dagli anni 30 ai giorni nostri a tutti gli enti pubblici economici messi in piedi dallo Stato. IRI, ENI, ENEL, EFIM, EGAM, cioè ci metto pure GEPI, anche il museo, compreso il Museo degli Orrori. Quindi quando noi alziamo l'asticella in Europa, dobbiamo anche domandarci dove vogliamo andare e come vogliamo andare, perché questo tipo di obiettivi possono essere, per un verso, un elemento di modernizzazione e di sviluppo, di crescita dell'economia, Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Ma se fatte male possono essere invece uno spreco colossale in un paese che ha scarsità di risorse. Che poi questo, come dire, non sembra un'imposta, perché tecnicamente così non è, ma semplicemente un gravame sul consumatore perché entra nella bolletta. Io dico che non è fiscale, ma è
suo cugino è parafiscale, perché nessuno di noi può pensare di non accendere, no, la luce e quindi di non consumare energia elettrica e quindi di non trovarsi in bolletta a dover finanziare questo onere. Che questo vada bene a tutti per i parametri a Eurostat e quant'altro, ce la raccontiamo tutti, ci diciamo che va bene, ma la sostanza è quella. Pensate se invece di mettere 170 miliardi in 20 anni su queste fonti ne avessimo messi 150 e avessimo messo 20 miliardi sulla ricerca, sull'auto elettrica, se non ce la facevamo anche noi. Adesso è una buttata naturalmente, la cosa è spalmata in tanti anni, ma di questo stiamo ragionando. Quindi quando si parla delle ricadute sull'economia di questo tipo di impiego delle risorse, non bisogna fare il conto tenendo la testa nel sacco dell'esperienza che abbiamo fatto, ma bisogna alzare lo sguardo e vedere un po' tutto. Questo perlomeno è l'opinione che mi sono fatta, seguendo prima da giornalista e adesso nella commissione parlamentare queste materie dell'energia. Mi pare che oggi l'obiettivo che l'Unione Europea si dà e che noi facciamo proprio debba essere perseguito soprattutto attraverso le iniziative di efficienza energetica. Naturalmente anche la produzione può essere migliorata. Abbiamo un problema industriale assolutamente rilevante con i turbogas, che sono tra i più moderni d'Europa e tra i meno utilizzati. Qui si potrebbe dare un respiro diverso, per esempio se i collegamenti e le politiche commerciali, gli scambi commerciali con il Nord Europa fossero migliori, segnatamente con la Germania. Lo stesso vale per il gas, se la rete del gas si infrastrutturasse meglio nel tratto francese fra la Spagna, terra di rigassificatori, e il resto dell'Europa. Quindi anche questa materia è una materia da non sottovalutare. Però credo che la grande novità su cui l'Italia dovrebbe scommettere l'efficienza energetica, che peraltro per noi non è neanche una vera e propria novità, in quanto l'Italia è tra i paesi più avanzati da questo punto di vista, sia per i risultati raggiunti, sia in questo caso per la filiera industriale, che specialmente nell'abitare, ma non solo nell'abitare, può offrire soluzioni avanzate sotto questo profilo. Quindi, per quanto riguarda le politiche che il governo e il Parlamento potranno fare, a mio parere, se si devono mettere dei soldi per incentivare delle iniziative economiche che stanno dentro questo disegno, questi soldi vanno messi prevalentemente sull'efficienza energetica. Naturalmente, e qui formazione e informazione sono cruciali, l'efficienza energetica è una parola d'ordine che copre tantissime iniziative industriali diverse. Si può fare in quasi tutte le attività umane efficienza energetica. E quindi formazione e informazione da questo punto di vista sono molto più importanti che non, per esempio, sulla produzione elettrica in quanto tale. Ancorché, anche da questo punto di vista, l'informazione sia molto importante. L'informazione non è solo quella che si fa e che è crucialissima verso i potenziali operatori e consumatori, ma è anche quella, l'informazione in senso più generale. Il caso della centrale di Vado Ligure.
è un caso che forse meriterebbe, meriterebbe un'informazione più puntuale rispetto a quelli che sono i limiti alle emissioni, quelle che sono le emissioni, quelle che sono le best practices, quello che è il ruolo che ha o non ha la magistratura, che ha o non ha il sindacato, insomma. Viceversa, ragioniamo molto, e qui, insomma, penso anche alla mia vita precedente, a un'informazione fatta di fiammate, no? Variamente allarmistiche, poi dopo ci si dimentica, rimane sotto traccia l'allarme, non si fanno le verifiche dei fatti dopo, adesso è chiusa da parecchi mesi questa centrale, uno vorrebbe andare a dire adesso l'aria com'è a Savona, è come quella sul Monte Bianco, è come era prima, è migliorata un po', non è migliorata, e beh, queste sono tutte informazioni che per gestire anche le politiche energetiche andrebbero prese in considerazione. Io non so quali sono le risposte a queste domande, certo credo che siano domande legittime che meritano delle risposte scientifiche, serie e verificabili. Ma anche l'efficienza energetica si presta in modo, come dire, più frammentato e quindi, se vogliamo, meno pericoloso, a distorsioni. Non farò i nomi, ma qualche mese fa mi capitò un grosso industriale italiano che mi venne a chiedere il prolungamento dei certificati bianchi, no? Perché così avrebbe finanziato un investimento utile alla sua azienda e anche al paese, ovviamente. Ecco, se ragioniamo in questi termini, dico, consideriamo, insomma, in questi casi si deve essere, come dire, rotondi nel dire di no, ma no resta, perché se io devo dare un contributo in conto capitale, perché è di questo che stiamo parlando, io te lo do e tu mi dai il 10%, il 15%, vediamo cosa vale in termini del capitale della tua azienda, mi dai una partecipazione che poi io rivenderò un domani. Se ti devo fare un ponte, le cose devono avere un nome e un cognome preciso. E quello è. Ma c'è anche un'importante azienda del trasporto ferroviario che pensa di avere diritto ai certificati bianchi perché non si capisce quale tecnologia usi diversa da un'altra, visto che tutti hanno il pantografo che si attacca, no, alle linee elettriche, perché in questo modo anche lì salvi baracca e burattini. Ecco, ho citato due casi che sono della mia esperienza, ma io non faccio il poliziotto di queste cose, quindi sono casi del tutto, sono capitati, ma chissà quanti ce ne possono essere, quindi l'informazione significa anche non solo dire che cosa si può fare, ma anche tenere d'occhio, questo magari non è il compito di Eureka, ma Eureka, come dire, dà un'impostazione, diciamo così, corretta e, tra virgolette, ben pensante su quello che si deve fare, qui mi taccio, ma è un compito di vigilanza, l'informazione è anche questo, che deve spettare sia alla politica, al Parlamento, sia alla libera stampa, sia anche a tutto il mondo delle associazioni che nella mia esperienza hanno dimostrato una grande utilità, perché, come dire, difendendo la propria causa fanno le pulci alla causa degli altri, e chi si mette sul bordo della strada guarda le pulci che vengono fatte, le raccoglie tutte e ha una prima approssimazione di quello che si deve e non si deve fare. Grazie e buon lavoro.